Un saluto da Dottor Palmas, ti mostro un altro caso di denti fissi senza osso. Questa è come è arrivata la paziente da noi, non c'era più osso qua nella parte superiore, era andata in Serbia a fare degli impianti dentali e questa è come l'abbiamo risolta. Tornata dalla Serbia, avevano provato a ricostruire l'osso a livello dei seni mascellari e era andato tutta in suppurazione. Noi abbiamo posizionato qua sulla paziente degli impianti basali sottoperostei. Questo è stato un caso molto interessante che abbiamo fatto l'anno scorso, dove abbiamo bloccato qua sul pomello zigomatico l'impianto fatto su misura vicino al naso e anche sul palato. Tieni conto che questo palato si muoveva proprio durante l'intervento, quando abbiamo aperto qua ci siamo resi conto di quanto era grave il caso. Quello che abbiamo fatto è stato ricostruire tutto l'impianto di supporto per i nuovi denti. Questa è una paziente che era già stata da altri chirurghi, ne abbiamo detto che non si sarebbe potuto fare nulla. Tieni conto, gli impianti sarebbero dovuti arrivare qua, i denti, scusami, e qua dovremmo costruire una barra di sostegno di tutti i nuovi denti. Questo è stato un caso, ripeto, molto complesso. La paziente ora è felicissima. Questo è l'intervento, questa è la situazione come si è presentata da noi. I denti erano completamente assenti, ma anche le strutture ossee, e questa era la situazione. C'era un palato completamente atrofico e c'erano ancora degli impianti che dovevano essere rimossi. Ha avuto l'infezione sugli impianti dopo che li ha rimossi e questa è la paziente dopo l'intervento invece fatto da noi con gli impianti sottoperiostali. La paziente è molto felice, abbiamo qua anche una copia dei denti che abbiamo posizionato subito dopo l'intervento. Questa è una copia che c'è in cloud che ci permette di andare a eventualmente in futuro andare a ristampare le forme in caso di necessità. Questo è il morso e poi abbiamo il caso dell'arcata della parte inferiore. Questo è un caso, ripeto, molto complesso dove non potevano più essere usati impianti zigomatici perché se andava a inserire l'impianto zigomatico qua nel pomello zigomatico comunque non avrebbe poggiato da nessuna parte, avrebbe solo avuto l'ennesima infezione come già aveva avuto. E vediamo se ho l'attacco tridimensionale di partenza. Questa è la iniziale. Ora apro l'attacco tridimensionale iniziale, così ti faccio anche vedere come abbiamo iniziato e quindi quella che era la situazione di partenza. Su questo impianto dentale che abbiamo creato adesso sono montati già dei denti provvisori, questo lo stiamo terminando praticamente i prossimi mesi. Qua non mi ha aperto l'attacco iniziale, anzi no, eccola qua, l'abbiamo trovata. Andiamo sul render volumetrico, ti faccio vedere quella che è la situazione. Osso qua non ce n'era più, guarda dove stavano i denti inferiori, i denti superiori dovranno essere qua. L'impianto, anche se metti gli zigomatici qua, non riesce a fare nulla. Prova anche a aumentare qua l'osso. Tieni conto che l'impianto zigomatico qua non avevi più dove andarlo a posizionare qui sopra. I denti saranno qua davanti, qua ripeto faremo un'arcata vitata su questa o con barra, dovremo questo valutarlo poi al momento del mock-up della simulazione protesica. Nota i buchi che c'erano qua a livello dei seni mascellari, dove quella clinica in Serbia li aveva ricostruito con l'osso artificiale ed era un errore questo perché mettere impianti con un livello tale di riassorbimento, impianti convenzionali, non ha nessun senso perché ti ritrovi gli impianti corti qui su e poi devi costruire i denti lunghissimi come una barca con una vela alta 30 metri e una pinna di 1 metro sott'acqua, al primo colpo di vento quella si ribalta. Non avendo una conoscenza della biomeccanica, i dentisti che l'avevano operato hanno fatto quello che fa al massimo un dentista, ovvero ricostruire l'osso, impianti convenzionali. Invece questo era un caso già da chirurgia maxillofaciale. Quando ci si mette nelle mani dilettanti, apprendisti maxillofaciali che però non hanno
le basi e conoscenze per poter operare casi così complessi, già il destino è segnato. E questo è tutto andato in infezione, è stata rimossa tutta l'implantologia fatta e alla fine l'ultima chance siamo stati noi, dove abbiamo potuto ricreare un appoggio per i denti con degli impianti dentali speciali fatti su misura, che erano appunto questi impianti che ti ho fatto vedere.